Ciao, un benvenuto a tutte e a tutti voi in questo nuovo What I Eat in a Day. Questo era il tortino della mia colazione, un tortino a base di mele senza zucchero, in stile mi piace, mi fa bene. Beh, merita un video dedicato, quindi più avanti arriverà. Per pranzo ho cucinato questo cavolo cappuccio viola e l'ho affettato, poi l'ho ovviamente lavato e l'ho fatto stufare in padella con un goccino di olio di sesamo, che in cottura libera un aroma davvero molto interessante. Ho fatto stufare col coperchio, poi ho aggiunto un po' di salsa di soia per insaporire e un po' di aceto, che sì, aggiunge sapore, ma aiuta anche a ritrovare quel colore originale del cavolo viola. Qualche foglia di insalata fresca croccante, un quarto di pizza avanzato dalla sera precedente e un ovetto. Il mio pranzo semplice, buono e sano è pronto. Per merenda ho mangiato due fettine di melone giallo buonissimo e poi ho fatto una passeggiata nel mio parco Marecchia, bellissimo, in una giornata soleggiata ma ventosa, veramente fantastico, insieme alla mia amica Lupa. Per cena, al mio ritorno, ho preparato una zuppa di zucca che è sempre confortante, ti riporta proprio a casa, letteralmente. Mezza zucca, questa è la mia varietà preferita, si chiama Delica, è quella un po' asciuttina che è buonissima anche arrosto perché sa di castagne, dolce e molto saporita, soprattutto se esaltata con un po' di salsa di soia. Comunque vediamo come l'ho preparata in modo molto semplice. Ho tagliato grossolanamente la zucca, ho aggiunto una cipollina rossa, un po' di sale marino integrale, l'acqua già bollente, così risparmiamo un po' di gas intanto. Ho messo sul fuoco, ho lasciato sobbollire per circa 20 minuti, poi ho frullato a immersione. Sapete che se aggiungete un po' di olio extravergine d'oliva e frullate, l'emulsione viene ancora più cremosa e soffice, quindi è il consiglio che posso darvi. Per il resto, semplicità. Un qualche goccia di salsa di soia per insaporire il tutto, che ci sta sempre molto bene con la zucca. Avevo la base per la pinza romana di San Patrizio, che è ottima, che ho condito con delle verdure alla griglia avanzate dalla cena della sera precedente, insomma una giornata all'insegna del mi piace mi fa bene, anche perché il giorno prima si era mangiato un po' di più. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se vi va condividetelo e seguite il canale. Ciao, un bacione, alla prossima.